Diamo il benvenuto a Cristina Almici, sindaco di Bagnolomella in provincia di Brescia. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Sindaco, questa sera è qui all'interno del nostro telegiornale per parlare degli aggiornamenti, per darvi appunto degli aggiornamenti riguardo alla situazione della costruzione del nuovo asilo di Via Nenni. Abbiamo già parlato dell'importanza di realizzare una nuova struttura che vedrà la luce appunto sulle ceneri di quella già esistente, per questo motivo era importante traslocare i bambini in un'altra struttura per permettere appunto il proseguo delle lezioni. Quindi a che punto siamo? Siamo a buon punto nel senso che nello stato attuale abbiamo trasferito i bambini che erano in via Bellavere, quelli quindi frequentanti le elementari, presso l'oratorio, un trasferimento che è stato effettuato durante le vacanze di Natale. Durante il ponte di Carnevale invece abbiamo spostato i bambini dell'asilo di Via Nenni presso le scuole elementari che erano più idonee per contenerli. Tra l'altro abbiamo fatto una serie di interventi aggiuntivi che hanno reso questo immobile adeguato per le esigenze dei bambini, ovviamente partendo in primis dai bagni che dovevano essere adeguati ai bambini piccoli e poi una serie di interventi di messa in sicurezza dell'immobile. Attualmente con il 23 di febbraio ci sarà la scadenza dei termini per eventualmente per chi non avesse vinto il bando di fare ricorso. Speriamo che non ci sia nessun ricorso. La ditta che ha vinto, che è la Moretti Costruzioni, se non ci sarà ricorso potrà avviare le attività, in primis quello di completamento del progetto esecutivo e dai quali partirà subito la fase di demolizione della scuola. Una scuola che ovviamente si è deciso di demolire, ma non perché ma proprio perché le situazioni erano talmente gravi e penalizzanti per la qualità anche di studio e dei bambini stessi che non ne consentivano neanche un recupero neppure parziale. L'immobile che è stato aggiudicato alla ditta Moretti è un immobile completamente innovativo, per cui sarà un immobile a impatto zero, praticamente ci saranno il parco fotovoltaico sopra, ci sarà tutto a induzione per cui verrà tolto anche dalle cucine tutto il discorso dell'energia elettrica, ci sarà una bellissima area di accesso iniziale, i giochi. È stato un bando studiato per poter consentire ai bambini di poter avere una struttura completamente nuova. E lì quando parlo di nuovo parlo non solamente della parte edile, ma parlo di tutto il resto perché il nostro bando prevedeva come elementi qualitativi anche la consegna di una cucina completamente nuova, di poter avere dei giochi nuovi, l'arredo nuovo, per cui quando verrà completata la costruzione i bambini potranno entrare in una struttura veramente innovativa e nuova con un'area centrale di gioco, area anfiteatro che sarà bellissima e devo dire che siamo particolarmente orgogliosi. Tra l'altro è una struttura che in Italia potrebbe essere la prima a avere una certificazione che è la certificazione LEED a livello internazionale, arrivando fino a livello platino. Ed è una certificazione che allo stato attuale nessun immobile in Italia è mai riuscito ad ottenere e noi partendo con questa certificazione ancora in fase di progettazione potremmo essere il primo immobile in tutta Italia ad avere questo. Questo è sintomo della qualità dell'immobile, ma sicuramente anche di un'attenzione particolare a quelli che sono i bisogni dei bambini. Addirittura sono stati calcolati il livello di scambio di aria in modo tale che quando si aprono le finestre si blocca la reazione quella artificiale e in realtà si avvia un ricambio naturale per poi chiudersi, ricalcolare automaticamente quello è il grado di ossigeno presente nell'ambiente e riparametrare tutti quelli che sono i livelli. Questo proprio ad obiettivo di rendere l'aria la migliore possibile. I parametri di areazione e di illuminazione che sono sicuramente completamente diversi da quello dell'attuale, molto buio e molto difficile da gestire, invece questo è un immobile molto luminoso con un sacco di vetrate, con un'esposizione al sole, proprio alla forma di un mezzo sole e in cui i bambini potranno accedere direttamente al verde, ognuno dalle proprie aule. Credo che questo sia un bel modo per poter vivere e vivere davvero la scuola dell'infanzia, che è quella anche più difficile di allontanamento dalla famiglia. E quando potrebbe esserci l'ipotetica inaugurazione, soprattutto a chi verrà titolato questo asilo? Sì, allora i lavori, se non ci saranno intoppi particolari, noi ci auguriamo che possa essere completata entro la fine dell'anno 2016 e come avevamo avuto modo di anticipare, verrà titolata Barbara Baldassarri, quella mamma coraggio che ha lottato tutta la vita contro il tumore. Devo dire che il suo esempio deve essere proprio quello di non una persona che si è arresa alla malattia, ma che ha lottato ed ha vinto perché
il suo ricordo è quello che resterà con i bambini. Lei amava tantissimo i bambini, aveva i bambini che frequentavano la scuola e grazie a lei la scuola di Via Nenni aveva avuto dei giochi donati da una ditta privata. Stessa cosa era successo alle scuole elementari di Via 26 Aprile e ci sembra il modo migliore quello di donare e dedicare a lei questa scuola che poi avrà un nome e il nome verrà scelto dai bambini, mentre per quanto riguarda la titolazione ormai è stato definito che sarà dedicata a lei, a suo ricordo, e credo che sia davvero un bel esempio da portare per la nostra cittadinanza e i nostri bambini. Benissimo, grazie e ovviamente buon lavoro a Cristina Amici, sindaco di Bagnolomella. Grazie ancora a voi, buona serata.